Ci siamo? 3, 2, 1, here we go. Hola Burdel, cari amici del canale Zucca, Pallovale Calici. Mi presento intanto per cominciare, sono Zucca, come dico ai miei figli, il più grande esperto di rugby italiano. Millantando, in realtà sono solo un grande appassionato, ieri ho detto un grande esperto, di rugby, al quale piace condividere una parte del suo tempo libero con voi, parlando appunto del magico sport della Pallovale. In questo caso lo faccio nella pausa pranzo, a pranzo con Zucca. E oggi condivido con voi il mio pranzo che è uguale a quello di ieri, perché era avanzata la ricotta, erano avanzate delle zucchine e ancora pasta e zucchine. Fantastiche. Dunque, non si parla con la bocca piena, quindi siamo qui per parlare appunto del 6 nazioni di rugby. 6 nazioni di rugby, come dico sempre, il torneo più antico del mondo. Dietro ho il calendario e andiamo a fare una piccola ragionata su chi, secondo me, vincerà il championship e le varie posizioni. Tanto ogni tanto mangio perché non fa una suona. Allora, Francia, Irlanda ed Inghilterra escono dal Six Nation, dal Mondiale, ed entrano nel Six Nation con grossissimi dubbi. Galles esce dal mondiale ed arriva alla Six Nation, non dico spacciata, ma poco ci manca. Non dimentichiamoci che il Galles era data per morta anche al mondiale e poi è stata la prima ad aver ottenuto il pass per il quarto di finale. Passano ai quarti o agli ottavi? Beh, comunque è stata la prima a passare il turno. Irlanda perché? Irlanda arriva nel post Sexton, giocatore leader carismatico, e quindi deve ritrovare la leadership, la guida della linea dei tre quarti del gioco. Quindi io, nonostante non sia cambiato tantissimo, può avere qualche piccolo problema. Inoltre ha un calendario un po' ostico. È anche agnostico, come diceva quello a mai dire tipo, non mi ricordo chi fosse. Parte subito da il venerdì sera a Marsiglia. La Francia quest'anno gioca itinerante, quindi gioca a Marsiglia, a Lille con l'Italia, e vabbè, comunque è itinerante. Poi l'altra non so dove la giochi, adesso sto cercando di trovarla, a Lione, a Lille-Lione. Ok. E quindi la Francia, anch'essa è un po' ridimensionata perché Ntamack l'aveva già perso. Perde Dupont. Dupont verrà mandato al Seven, è escluso per questa competizione. La Francia ha un progetto estremamente ridimensionato perché loro per il mondiale, per tutto il periodo, per tutti gli anni premondiali, potevano contare su una rosa bella ampia che veniva ridotta a 34 per il giorno, nella settimana del match, e poi dal di lì uscivano i 23. Quest'anno è stata ridimensionata da 43 a 34 e da 34 a 28. Quindi insomma, progetto un pochino, i club sono messi un pochino di traverso perché comunque sia il nostro sport è usurante. E i giocatori tornavano ai propri club devastati. E l'altra che esce un pochino con tanti problemi è l'Inghilterra, che ha trovato l'addio di Owen Farrell, dice momentaneo, ma io credo che sia definitivo, e in sti giorni l'infortunio anche di Marcus Smith. L'apertura 24enne degli Harlequins, che si è stirato il polpaccio, non ne sa qua. E non sarà sicuramente delle prime partite della contesa. Va da sé che tutte e tre le squadre hanno una, chiamiamola, profondità di movimento che è impressionante. Quindi per l'Inghilterra, cioè, il posto viene giocato fra Finn Smith e George Ford, per dire, duro mio caso. Comunque, non siamo qui per parlare di nomi di giocatori, ma per fare un pronostico ad ampio raggio. E
un po' guardando il calendario, un po' guardando le varie situazioni, io mi sbilancio e credo che quest'anno sarà l'anno, potrebbe essere l'anno della Scozia. La Scozia esordisce nella prima giornata col Galles. Galles, non me ne vogliano i miei amici gallesi, non me ne voglia il mio cuore gallese, ma la Galles quest'anno potrebbe perdere ancora con l'Italia in casa. E quindi la Scozia in questo momento è, secondo me, è troppo forte per il Galles. Il Galles si è trovato con una serie di addii impressionanti, una serie di infortuni impressionanti. Tutto da ricostruire e la leadership data a un ragazzino di 19 anni, 20 anni, che è il più giovane in assoluto, o forse il secondo più giovane capitano della storia gallese. Comunque, io credo che la Scozia poi affronta la Francia in casa e vincere a Murrayfield non è facile. Affronta l'Inghilterra a Murrayfield e lì vince di sicuro perché cerco la quarta Calcutta Cup consecutiva, cosa che non accade dal 1800, quindi quella è focalizzata di brutto. Poi vengono in Italia e se noi abbiamo già fatto quello che dobbiamo fare, lo dico, noi vinciamo con l'Inghilterra. Vinciamo con l'Inghilterra e per noi dopo il Sei Nazioni può essere anche una bella passeggiata, che ce ne frega. Una volta che vinci con l'Inghilterra sei bello che a posto. E quindi io dico che poi dopo appunto viene in Italia e poi si giocherà tutto a Dublino. Irlanda che arriva all'ultima partita dove ha già perso in Francia la prima giornata. Poi vabbè, vince con l'Italia, vince col Galles e poi va a giocare in Inghilterra. L'Inghilterra quella settimana lì è reduce dalla sconfitta con la Scozia. Quindi è già bella che è arrivata un'altra volta. Quindi l'Irlanda con due sconfitte arriva all'ultima partita che è già bella che è a posto. La Francia andrà a perdere in Scozia e dovrà sperare che nell'ultimo incontro l'Irlanda faccia il suo dovere e lei ha la partita con l'Inghilterra e quella è sempre un'incognita. Quindi, vedendo un pochino tutti gli intrecci, analizzando tutte le cose, la mia classifica finale è la seguente: Scozia, Irlanda, Francia, Italia, Inghilterra e Galles. Staremo a vedere se ho preso, se ho indovinato qualche cosa. Hola, Burdel!